E sono Pazox, oggi con un cappuccio molto sinistro proveniente da Assassin's Creed, sì, racconteremo la storia del viaggiatore oscuro. La storia che verrà raccontata è puramente inventata. Grazie alla lore per le varie skin, oggi si parlerà del viaggiatore oscuro. Buona visione. Un personaggio molto luminescente, ma tenebroso, conosciuto come il Viaggiatore Oscuro. Chi è? E che cosa fa? Ma incominciamo a raccontare come tutto ebbe inizio. Lui è James, noto come primo astronauta nell'universo di Fortnite e anche come eroe, amato da tutti i cittadini per aver salvato Parco Pacifico dai piani malvagi del Signore della Ruggine, ormai consumato dalla maledizione del Cavaliere Nero. Passarono 20 anni e nacque la nuova eroina di Parco Pacifico. Era Samantha, la figlia di James, ma molto sicura di sé. Sfortunatamente, lei non ha mai conosciuto il padre e che fine abbia fatto. A lei non gliene importava tanto, pensava soltanto alla fama ereditata dal padre. Improvvisamente fu chiamata per un appuntamento di lavoro, ma non c'era nessuno. Soltanto un'anima corrotta, nera e spaventosa. La guardò negli occhi e il viaggiatore oscuro gli disse: "Ti voglio bene." E subito dopo la uccise. Questa figura molto sinistra non era spietato come il Signore della Ruggine, ma molto obiettivo sui suoi piani, come un mercenario spaziale. Un giorno finì col concludere il suo ultimo piano. Lo chiamò la resurrezione. Evocò qualcuno dall'alto, qualcosa di così potente e spaventoso che nessuno poteva fermarlo. Ed ora è diretto verso Parco Pacifico ad una velocità mostruosa. Il viaggiatore oscuro rimase lì, al parco, ad attendere il suo sacrificio per chiamare la creatura più temuto da tutto l'universo di Fortnite. Il suo nome è Raven. Ma quindi, chi era questo viaggiatore oscuro? Avete capito? Beh, sicuramente il cesso! Quindi che dire ragazzi, spero che questa storia vi sia piaciuta, ci ho messo veramente tanto, tanto, tanto lavoro per farla. E ovviamente se arriviamo a 1300 like, ci sarà la storia della gente ribelle e ci sarà anche la storia di Raven, ovviamente. E noi ci vediamo con dolcissimo e carnissimo.